Buonasera, mi chiamo Michel Matiden, frequento la Università di Reggio Emilia Modena delle Scienze dell'Educazione. Ho 20 anni e ho un lavoro nella Reggiana Calcio Store di Reggio Emilia. Quando ero bambino i miei genitori parlavano di qualcosa che avevo, una sindrome o ho una classifica speciale e io non sapevo ancora niente perché ero ancora un bambino. Quando sono cresciuto, quando andavo alle medie, ho cominciato a vedere sui libri che cos'era questa sindrome di Down. Però dicevano che era una malattia, che era un ritardo mentale, però io non mi sentivo malato perché non ero da solo, c'erano anche gli altri come me. Infatti, ho scoperto con un mio educatore, Simone Strebnich, mi ha chiesto una sintesi. Poco parole sue ha detto: perché non creare un PowerPoint in modo che io possa raccontare che cos'è la sindrome di Down? E io, infatti, questa sera farò vedere questo PowerPoint e posso raccontare a voi che cos'è. E qui ho scritto sindrome di Down non è una malattia, ma è uno stile di vita. Come sappiamo, il corpo umano è formato da tante cellule e ogni cellula ha 46 cromosomi, ovvero 23 coppie. In questa tavola sono presenti questi cromosomi, i vari gruppi. Invece io, che ho la sindrome di Down, ho invece 47 cromosomi. Infatti, in questa tavola, in fondo, che c'è questo quadrato, c'è la coppia 21, che sono questi 3 cromosomi. Per questo motivo viene chiamata trisomia 21. Ogni 600 nuovi concepimenti ha sottolineato un bambino Down. E sappiamo che noi abbiamo 3 caratteristiche facciali, ovvero abbiamo le papille abbassate o curve, che è il nostro pollice, il piede che sfuma la luce, è staccato da altre dita. Invece, per la maggioranza delle persone Down hanno il lobo, ma alcuni non ce l'hanno, che nelle mani ha una riga, non 2. L'unica cosa che hanno in comune è la lingua. È molto lunga. Praticamente, grazie. Infatti, anche se abbiamo preferenze facciali, abbiamo delle passioni, apolita passioni diverse. Ad esempio, a me mi piace la storia, a me piace il nuoto. Infatti, per noi la formazione scolastica è molto importante. In più, è importante avere un inserimento lavorativo, perché è molto importante avere una propria professione sociale. È molto importante per noi, come voi. Infatti, io, ad esempio, ho un lavoro. Lavoro nella Reggiana Calcio Store di Reggio Emilia. Come aiuto commesso. Poi ho viaggiato all'estero. In questa foto sono a Gerusalemme, con i miei amici. Qui mi sono trovato bene. Poi sono andato nell'Europa Unitaria, sono andato a Cracovia, alla CMG. Sono andato a Barcellona con la mia classe,
a vedere le sue opere artistiche, e mi pago quelle. Poi esco con i miei amici, ovvero tipo sono uscito nel Caramone, sono andato in piscina con i miei amici prima di una grigliata. Poi ho una innamorata, in questo caso io la amo un sacco, anche mi ama e vogliamo che io e lei possiamo avere un futuro. Qui ho due sogni e qui uno dei primi. In questa foto, presento cosa voglio avere nel mio futuro. Voglio avere una moglie, dei bambini, un lavoro. E voglio anche un caso con la piscina. Infatti io non voglio dare una falsa speranza alla mia ragazza perché non posso comprarla. Io voglio comprarla perché io voglio questo futuro. L'ultimo sogno, lo sogno quello più grande. Io con questo PowerPoint voglio dare lo stesso nome. Ho capito che io non sono malato. Non ho una malattia, non lo è. Ho una vita, un lavoro, ho degli amici, ho anche dei nonni. Infatti, alcuni dicono che sono una malattia, ma io non sono malato. Ho anche un lavoro. Infatti io voglio chiamare Top Down. Io tiro questa frase in modo che posso lanciare questa società. Io sono contento di essere down. Io vivo e sono felice.